La squadra sta giocando, comunque tiene il campo. Oggi era una partita completamente condizionata anche dal vento, quindi sia per noi che per loro. Quindi ho semplicemente raccolto quello che effettivamente ci è stato tolto da qualche altra parte, comunque non siamo bravi a portare a compimento dall'altra parte. Questa può essere una partita decisiva, fermo restando che da qui alla fine del campionato sono rimaste 5 finali, abbiamo fatto un buon salto avanti contro una buona squadra e quindi sicuramente adesso ci presenteremo a Corigliano con ancora più entusiasmo e ancora più convinti di poter. Bene. Le fa molto piacere aver battuto la sua ex squadra? No, non mi fa piacere, a me fa piacere che ha vinto il Reggio Mediterranea, perché a me servivono i 3 punti. Io a Locri sanno benissimo che ho lasciato un pezzo di cuore e c'è un pezzo di cuore tutt'oggi. Se questo però significa portare 3 punti alla squadra che alleno adesso, sicuramente sono contento, però è chiaro che non ho guardato l'avversario né tantomeno i vecchi confronti o altro, ho semplicemente dovuto lavorare e cercare di capitalizzare il più possibile per raggiungere quei punti che in questo momento diventano fondamentali per raggiungere la salvezza. Ferrara, una brutta sconfitta oggi a Longhi-Bovetto. Sì, una brutta sconfitta, figlia di una partita complessivamente brutta, dove il risultato sicuramente più equo sarebbe stato il pari. E l'episodio, abbiamo preso un gol veramente dalla distanza, credo che si poteva evitare. Ripeto, una partita brutta, secondo me, anche per le condizioni del vento, si è vista abbastanza tamburello più che calcio. Partita da 0-0, secondo me, dove l'episodio poteva far pendere la bilancia da una parte o dall'altra. Da una parte c'è stato un buon intervento di Cannizzari e poi abbiamo preso gol su punizione. Ripeto, ma penso il risultato, il pari sarebbe stato il risultato più giusto. Mister, dopo aver subito il gol avete sofferto, però la Reggio Mediterranea poteva anche raddoppiare. Sì, vabbè, allora abbiamo sofferto. Praticamente noi siamo venuti qui a giocare senza attaccanti, è chiaro che hai spostato i giocatori in attacco, hai perso equilibrio, ma ripeto, per me è stata una bruttissima partita, il risultato giusto sarebbe stato il pari.